a tutti ragazzi, qui è Jazz Nagino e siamo qui, porca zozza questa, siamo qui in compagnia di Nena Semenfold. Ciao ragazzi. E sono qui perché, come appunto mi avete ricordato voi, perché io non me ne ero nemmeno accorto, ero so porco questo flash. Come mi avete ricordato, il prossimo video è il 200° video. Ci stanno guardando, la macchina a fianco ci guarda. Quindi a fianco, quelli... no, alla mia destra. Bene, facciamo finta di niente, ciao, ciao. Figura di... Che ti frega. Comunque, visto che doveva essere un video un po' particolare, faremo un weekend con Snacchino e nella Sevenfold. Quindi niente, faremo degli spezzoni in vita reale, dove andremo, che faremo e niente, questo. Sperando che vi piace, è una cosa un po' particolare, anche se altre persone già l'hanno fatto, penso l'abbiano fatto, sì. E lo faremo anche noi e basta. Ok, e niente, adesso siamo fermi al semaforo e stiamo andando alla Feltrinelli, che devo andare a prendere un regalo per mio fratello, però non dico niente perché se metti caso per pura ipotesi dovesse vedere questo video, dopo sa che cosa gli sto facendo. Quindi dai, ci sentiamo dopo e ciao. Ciao ragazzi, siamo praticamente arrivati in piazza e siamo qui per farvi vedere l'albero di Natale. No, il GameStop a fianco, vai, vai, gira, gira il GameStop. Ma fanculo, quello... C'era una ragazza che pensa che stava qui a me. Comunque, a parte il GameStop, muove. E l'ho preso liscio pure, neanche se vede metà il video. Sei zitta. No, okay. No. Non mi fa di parolacce nei video. Adesso se riusciamo vi facciamo vedere l'albero, aspettate. Vai, inquadramo, inquadramo! Sì, devo levare flash perché... Ah no, vabbè, sì, si vede. Io intanto taglio la strada a tutti. Questa è la via del corso, si chiama. Comunque è bella perché ci stanno, vedi, queste luci qui sopra. E poi c'è l'albero in mezzo, quindi è carino. E poi c'è uno snaghino che taglia la strada a tutti. Ovviamente. Dai. Invece a casa non c'è più l'albero. Ma l'ho tolto stamattina. Oh, ma perché l'hai messo di lato? Adesso si vedrà storto nel video. È che per riprendere lesa. Tutto. E ho capito. Ma Dio mio. Oh. Ce la posso fare. Dai, su, staccamo e ci rivediamo tra poco. Sì, eccoci. Ciao. Perché no, 10 minuti no. Però siamo già in tutta la piazza, non troviamo un cavolo di parcheggio. Un cazzo di parcheggio. Devi essere più cattivo. Lo so. Quando non trovi il parcheggio. Sto flash comunque è troppo forte. Mm-hmm. Ah. Mo non ti devi guida bene. Uffa. Cioè, bello, devo andare solo alla Feltrinelli per poco, perché poi dobbiamo spostarci, penso anche se ancora non so dove. Però se non trovi un parcheggio, se andiamo a... Vabbè, in culo alla luna a parcheggiare. Perdiamo più tempo andare alla Feltrinelli a vedere che dobbiamo comprare che il resto. Vabbè, non direi vedo. Che dopo lo sbroccamento del parcheggio possiamo anche staccare momentaneamente. Va bene, ciao. San Giovanni. Ciao ragazzi, allora ci siamo spostati e adesso siamo qui in compagnia di, va bene, Nena Sevenfold e in compagnia di... Ciao ragazzi, Sam One qua. Ok, please. Ciao. Ok. No, non ci vado su YouTube. Ormai è fatta, com'è che si chiama? Kim. Kim, ok. Lì è un altro nostro amico che... Non ce l'ha, scappo, dillo. Come? È Mick. Mick, quell'uomo lì è Mick, un altro nostro amico. E poi c'è lui che in un video di Nerdscape dove compariamo tutti si chiama un tizio. Giusto, un tizio, Eri? Eri un tizio. Tizio, tizissimo. C'è anche Black Man. Black Man anche, sì. E adesso ci sta Nena Sevenfold e Mick che stanno provando a fare i colpi là. E niente. Poi di che cosa hai vinto? Che passo, guardi. Ok. Buona fortuna, Charlie. Lascia perdere, va. Lasciala perdere. Vabbè, ci rivediamo dopo, ragazzi. Ciao. Ancora il lobo. Tutti ragazzi, che schifo. Sono Nachino e sono qui per farvi vedere che quanto sono bello, peluscioso. Oh, 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 oh. Ma che cazzo? Ho le corna, non so che cosa sto facendo, ho gli occhiali. Gli occhiali di Kim. Gli occhiali di Kim, oh, oh, oh. E vabbè, dai, ci vediamo dopo, ciao. Dobbiamo strappare le budelle al peluche. No! Sì, qui siamo con Pliskin 905. Sti cazzi. E vi insegnerà come camminare addosso alle persone. Perché io? Una lezione base di camminare addosso alle persone. Scusa, mi puoi reggere? Certo. Ragazzi, la pratica è meglio. Ed
adesso camminano tutti contro Plissken. E Rino non si sente! Il trucco è farlo con la faccia più impassibile possibile. Sì. Così! Perché adesso era vicino e si è visto. Il bello è quando arriva da lontano con questa faccia. Avete solo in un vortice! Vabbè, ma devi anche insegnare la tecnica d'evasione. Eccola la salute. Allora, ci puoi insegnare la tecnica di evasione? Ah, no, vabbè. Dimostrazione. Oppure però. Ok ragazzi, qui da Snaghino, Plissken, Xeon e il tizio è tutto e Nena Senfold dobbiamo... E poi? No! E ciao! Ciao ragazzi, adesso siamo di nuovo in macchina e stiamo andando a mangiare all'Euro e stiamo andando insieme ai miei genitori, cioè io, la Nena Senfold qui, i miei genitori e mio fratello, perché festeggiamo un qualcosa che non vi dico. Comunque PS, l'Euro è una pizzeria. Ah sì, giusto, all'Euro, mangiare la pizza. E quindi niente, siamo per strada e dopo farò un'altra spezione di video su una cosa molto rischiosa e che ne potrà andare per la mia incolumità, quindi rimanete sintonizzati perché... Minchia. Vabbè. Non so nemmeno io cosa, poi... Lo vedrete. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un po', ciao! Ciao a tutti ragazzi, qua siamo tornati, siamo appena usciti dall'Euro, abbiamo mangiato, siamo pieni come uova. E adesso potrei anche abbandonarvi, probabilmente, perché non so se tornerò. Sto per fare una missione impossibile che richiede tante forze e sono molto... molto, come si dice? Molto... Non so cosa vuoi dire, quindi... Molto? Non mi viene. Quindi... lascio le parole al video. Vi ho voluto bene. Anche a te, amore. Ciao. Attimi di suspense. Che poi me l'aveva anche detto cosa doveva fare prima di fare il precedente video. Però al precedente video sono uscito e dobbiamo fare una missione impossibile. Mordo che ha detto, tipo, ma che devi fare? Sono scordato di aprire. Ecco, bravo scemo. Ma che devi fare? Poi me l'ha detto e niente. Ecco la fatidica cosa che doveva fare da cui non tornava. Aiuto! Almeno ha spannato i finestrini. Questo freddo si è appannato tutto, si è gelato tutto. Non so da voi se fa caldo o freddo, anche se, vabbè, in Italia più o meno il tempo è quello, freddo più, freddo meno. A meno che non state alla Hawaii o in altri posti che si sta bene, in questi periodi fa abbastanza freschetto. Ah, ce l'ho fatta! Sei sopravvissuto? Sì. Mission fatta, Impossible. Minchia ragazzi, fatemi mettere la cintura. Infatti. Non ce l'avrei mai fatta senza di voi. Hai sudato 7 camicie? Madonna, guarda, zutuna. Questo freddo direi. Poi. Madonna, veramente. Sto a girare le mani. Dai, staccamo. Ah, voi vi siete persi. Ah sì, vabbè. Avete visto? Vabbè, nel video poi lo vedrete. Il peluche viola prima parlante l'abbiamo vinto sparando alle lattine. Sì, belli denti, rotturazioni. sparando alle lattine, facendo i cecchini. E beh, niente. Vabbè, quando sono Snaghino si decide a partire. Donnamo, dobbiamo chiamare gli amici, solo che stai col telefono. Vabbè, allora noi chiamiamo amici. Niente, nostri, vedo più. Il mio Snaghino ormai è stato accecato dal fulmine, buonanotte. Dal flash. Ci vediamo al prossimo video, che sarà attaccato a questo, quindi a dopo, ciao. Ok, Enrico. Eh? Buongiorno. Ciao.
Stiamo continuando a fare il video, dai. Okay. Dici qualcosa, dove stiamo andando? Al culo club. Vendono i culi. Tu ci devi mettere dentro le palline. E quelli fischiano di gioia. Oddio, ti sei culo club. Dai il culo. No, no. Loro ti danno il culo e tu ci ficchi le palline dentro. Ok, perfetto. Vuoi dire qualche altra cosa tu? Se oltre che il mio flash cieca ti fa diventare bianca? No, non ci vedo più, quello è il problema. E che te frega? Dai, andiamo, se vediamo dopo forse. Ok, no, ragazzi, adesso siamo al Q Club. No, culo club, come ha detto Bliskin prima. Culo. E siamo qui inquadrando Sia Dynamet 09, che prima non c'era. Che ovviamente sta nerdando, vediamo cosa sta nerdando. Che cazzo è? Beach Buggy Blitz. Ma va, che l'unico grazie gioco con lo scioppino, che però non serve fare lo scioppino per continuare a farlo. Perfetto, non so se ti sei sentito perché qua c'è un casino. C'è ancora Xeon che ovviamente sta nerdando anche lui. Doodle Jump. Perfetto. Ti fa cagare. Vero, concordo. No, non è vero, è carino. Era vai meglio Goku Goot. No, quello fa cagare lo stesso. Come gioco io alle runner. Adesso c'è anche, com'è che t'avevo chiamato prima? Kim Possible, vabbè, quello. Ma come Kim Possible? Che sta nerdando a che? Line Runner. Perché non sapete in classe. 10. Ma Kim Possible. Una merdata, ok. No, è una figata. Poi vabbè, c'è di nuovo Bliskin, ovviamente. Vuoi dire qualcosa? Culo. Perfetto. C'è Tizio che sta nerdando a Zelda sulla PSP, ovviamente. Posso dire sto giocando a Zelda, non rompo i coglioni. C'è, vuoi un soprannome o un manual, basta? Perfetto. Poi c'è Nena Sevenfold che sta giocando a ping pong. Mick che sta giocando sempre a ping pong. Qualche dichiarazione? Con la coda sto di merda. Ok. Ara, dichiarazioni? Ping pong è stressante. Molto. Ok. Perfetto. Chi è? Chi è? Ciao. Vabbè, niente ragazzi, abbiamo fatto un'altra spezzone di video. Al prossimo, ciao. Ok, ciao a tutti ragazzi, ciao, qui ragazzi. Di nuovo Snackino e Nana Sevenfold. Sto morendo dalla luce. Mi sa che c'ho pure i pupazzetti davanti, non lo so. Oh mio Dio. Comunque ragazzi, questa prima serata del weekend con Snackino e Nana Sevenfold è passata. E niente, reso conto, siamo pieni perché abbiamo mangiato un casino. Stanchi perché abbiamo giocato un casino. Sì, giocato sì, ping pong. Ping pong, minchia, a bestia. E io direi che sto morendo dalla luce. Vero. Quindi in caso domani sempre facciamo un altro saluto quando è giorno, almeno già non ci accechiamo. Già. Loro vedranno pure bene però, perché siamo belli sì, tonici proprio. Vabbè, dai, un saluto da Snakino. Da Nana Sevenfold. E ciao, a domani, perché probabilmente domani ci sarà il continuo. Ciao. Ciao. Ok ragazzi, prima aspettate. Ok, il telefono mi ha avvisato che si stava scaricando. Comunque prima alla fine ho notato che ci avete visto giallini comunque, perché non so chi abbia, cioè non so chi ha impostato la videocamera del telefono in modalità tipo notturno o cose simili. Però vabbè, c'ha la regolazione automatica, non vedo perché regolarlo così. E quindi siamo venuti gialli perché non me ne ero accorto. In tutti i casi adesso me ne sono accorto e infatti dovrei avere i colori normali miei del viso. E niente, volevo salutarvi perché adesso sono arrivato a casa. Probabilmente farò una bella nerdatina su League of Legends insieme a qualcuno. Probabilmente insieme a Dylan o insieme a qualcun altro. Mi ha contattato anche, non so se si metterà a fuoco, Malloppo. Vabbè, non si vede. Eccolo qui. Ciao Malloppo. Ciao mia, sono Ghino Banana. Un saluto a tutti i giocatori notturni. Visto che ci sto. Bene. E niente ragazzi, che altro dirvi? Un saluto da Senechino e ci vediamo domani. Spero che apprezziate questo video perché mi piace abbastanza. Quindi ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, qui è Senechino. E visto che è un weekend con Senechino, ho deciso anche di prendere il momento che mi sveglio. Visto che stanotte ho fatto leggermente tardi, erano le 6. E niente, mi sono svegliato adesso che è l'una. E di là mi sa che mi stanno anche aspettando per andare a pranzo. Quindi ragazzi, un saluto da Senechino e ci vediamo dopo.
Ciao. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Siamo nella Seven Food del Snaghino e abbiamo saltato un gran pezzo della giornata, anche perché non abbiamo fatto praticamente nulla. Siamo usciti sul tardi, abbiamo pranzato con i familiari. Ah, pranzi. Quindi niente, dopo che mi sono svegliato, come avete visto, non abbiamo fatto una beata minchia proprio. E poi vabbè, ci siamo visti, siamo stati insieme un pochino, mi ha dato la calza. Io non gliel'ho data perché io sono un incivile. No, vabbè. No, non ce la dovevamo fare, diciamo che lei l'ha fatta per altri motivi, quindi non è colpa mia, è colpa sua, che ho la calza. E niente, adesso stiamo andando a casa mia perché, come avevo detto ieri, andavamo al ristorante insieme ai miei per festeggiare una cosa e adesso andiamo a finire di festeggiare sempre con i miei, perché mia madre ha fatto una torta e quindi ce la andiamo a mangiare perché è una buona. Sta sperimentando anche a fare le torte diverse. Se mai metto la foto durante il video, penso che la mia faccia sia oscurata dal fumo che mi esce dalla bocca. Comunque, mi chiedo se uscirà bene, che la mano davanti, quindi può essere che flash riflette sulla mano e poi se siamo usciti male, non lo so. No, speriamo di no. Ma lo sai che ieri c'era un'impostazione sbagliata nel video? C'era tipo un'impostazione, quello è Xeon, sicuro. Ha messo un'impostazione notturna e le facce sono venute gialle. Ah, è sì, per quello. Sì, perché infatti poi sono arrivato a casa e c'era ancora, faceva tutto giallo, tutto, ma che cazzo è qua tutto giallo? Sono un po' in fissa con le macchinette videocamere, quindi come trovo una macchinetta. Speriamo non veda questo video Xeon. Sì, vabbè, però ciao Xeon. È buono, quando fai alcune cose è buono, quando ne fai altre dipende dai luoghi dove stai. No, muoio, troppa luce. E vabbè, insomma, a parte questo piccolo particolare, adesso stiamo andando appunto a casa mia e poi giocheremo a qualcosina a casa mia. O un film. O un film. Non so. Film. Giochiamo. L'altro giorno abbiamo provato un gioco. È Castle Crash. Bello. Minchia. Bella bestia. E niente ragazzi, dai, mo ci salutiamo, anche perché mi sta andando in cancrena un braccio. Sì, mi sta tipo facendo così. E quindi niente ragazzi, un saluto da Snaghino e da Nena Sevenfold. E dalle trombette sotto, che non so per quale motivo. E le trombette ovviamente, perché le trombette ci stanno sempre. Un saluto appunto e ci vediamo dopo forse, sì, penso di sì, ciao. Ok, ciao. Ok. Ciao a tutti ragazzi, qui è l'ultimo pezzo penso. Forse dopo ne farò un altro piccolino io da solo. Però comunque l'ultimo pezzo insieme alla Nena Sevenfold. E niente, alla fine abbiamo optato per il film, purtroppo, La mia vita a Garden State, un film che sicuramente farà cagare. Allora, l'ho scelto io, non so come sarà, l'ho scelto perché, non so se voi conoscete la fantastica serie di Scrap. Ups, ho premuto tutto, aspetta. No, sta andando, okay, sta andando. Non so se conoscete Scrap, cioè è un telefilm fantastico, quanto ne penso io almeno. E questo film è stato messo diretto. Aspettate un attimo che devo trovare il modo per. Non so se è diretto, scritto dal diciamo, protagonista JD, quindi da Zach Braff. Quindi mi incuriosiva e lo vedremo. E come con lo stesso tono di guardate i miei calzini, guardate il mio firpa. Firpa di Avengers Sevenfold. Così tutti i fan potranno vedere anche la firpa di Avengers Sevenfold. Io ce n'ho qualcuna, però non ce l'ho adesso addosso. E niente. Poi altre maglie, entrambi abbiamo delle bellissime maglie di Avengers. Non mi fa le facce. Non sto a fare le facce io. E niente, quindi facciamo un saluto. E dai, vai prima tu. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi e... Allora, la Nena Sevenfold voleva darci i pareri sul film, che secondo me è una gran cagata, però prego. Allora, a lei non è piaciuto, a me è piaciuto. Allora, tanto lo aggiungere, è stato, come abbiamo letto alla fine, scritto e diretto e anche interpretato da Zach Braff. Faccio sta faccia perché non mi sta guardando mai. Vabbè, comunque, a me è piaciuto, ma nel... No, vabbè, sono pareri, a lui non piace, mica piacciono a me. Quindi, che mi guardi male. Finito. Vabbè, è stato un bel film, comunque. Fa cagare. No, è bello. Fa cagare. E vabbè, io li volevo salutare, visto che poi... L'ultimo pezzo del video vi saluterà lui. Non so quando ci sarà un prossimo video con me. Ok, ho fatto più al mal di pancia. Perfetto. Quindi ragazzi, un saluto da Snaghino. Gira tutto il telefono. Sto così mi fa, non lo so. I nostri fan gli girano la testa. Più che altro, i tuoi fan. Ok, poveri. Basta. E cazzatevi niente. Con lui che ha fatto sto casino.
Un saluto da Snachino e nella Sanfold. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente arrivati alla fine di tutto, possiamo dire. E come potete vedere sono adesso settate, aspettate un attimo. Ok. 23:47 del 6/1/2013, scusate. E sono qui a renderizzare appunto e a sistemare il video per oggi, che è, sarà 7 appunto. E ho finito adesso appunto di mettere appunto tutte le clip, perché è stato appunto un weekend con Snachino e Nena Sevenfold. Spero che questa idea vi sia piaciuta, era un'idea per festeggiare appunto questi 200 video insieme a voi. Nemmeno me ne ero accorto perché stanno volando questi video, me l'ha fatto presente un utente che eravamo arrivati a 200. Niente ragazzi, vi volevo salutare adesso qui da solo e volevo dirvi appunto che probabilmente questa sera farò una partita in meno del solito, perché sarà un lavoretto bello lungo questo di renderizzare tutte queste scenette che avete appena visto. Niente ragazzi, quindi io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione fino adesso che sono passati questi 200 video, e spero ce ne siano molti altri tutti quanti insieme. Quindi ragazzi, mi raccomando, sempre partecipi, sempre qui insieme al vostro Snachino. E niente ragazzi, un saluto appunto da Snachino e al prossimo video. Ciao!